tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video mukbang o macbang sul canale di Luvai. E datemi una S, datemi una O, datemi una D, datemi una O. Sono! Datemi un ovetto! Allora ragazzi, oggi per voi Luvai vi ha cucinato una meravigliosa lasagna, zucca e salsiccia. Siamo nella domenica, la domenica abbiamo il nostro pasto libero e quindi abbiamo deciso di cucinare una lasagna. Vabbè, abbiamo deciso. Ho deciso e ho cucinato. È molto buona. Ho fatto anche la besciamella. Non è difficile da fare la besciamella, raga, che molto spesso vedi a Masterchef c'è Bruno Barbieri che dice sai cucinare la besciamella? Beh, non è difficile, cioè non è, è uscita anche bene, senza grumi, senza niente. La salsiccia l'abbiamo presa dal Vegan, che è un supermercato qua vicino, che costa un putiferio fare la spesa lì, però ha delle cose proprio di qualità, buonissime. Com'è questa lasagna, Sodo? Dica. La zucca è buona. Io tanto per cambiare mi stavo per fare male. Mi sono quasi tagliato un dito. L'altro dito. Così poi posso fare così. No, anche perché, raga, non mi è guarito bene il dito. La cicatrice è rimasta gonfia e rossa. E se la tocco anche mi dà un po' di dolore. Boh. Vabbè, ho prenotato una visita dal dottore, vediamo cosa dirà. Male che va, lo faccio tagliare. Via il dito, via il male. Ne ho altri 9. 19, ci sono pure quelle dei piedi. Ah, vabbè, inizierò a mangiare coi piedi. Almeno non c'è bisogno di condire le cose, metterci il formaggio. Che scemo. Sì, sembra bella crocchi la parte sopra. È uscita molto croccante perché avevo finito la besciamella e non l'ho coperta bene di besciamella sopra. Poi è buona anche così. È uscita una chips di pasta. Buona. C'è stato il periodo in cui si friggeva la pasta nella friggitrice d'aria. Ravioli, cose. Friggeva. La friggitrice d'aria non frigge. È un forno ventilato. Piccolo e miniatura. Che io adoro. Allora. Un'ultima cosa prima che inizi a parlare delle due pipponi favolosi. Aspetta, forse ho dimenticato. Ah no, mi piacerebbe tanto comprare il fornetto per la pizza. E lì arriverebbero dei salassi di... Abbiamo preso la pietra refrattaria e non l'abbiamo mai usata. Sta là da 2 anni a prendere la polvere, letteralmente. Quando mai abbiamo fatto la pizza a casa? Vorrei provare a farla. Io, perché Sodo non è brava con il lievitato. No. Lo dice sempre. L'ho detto anche nella live. Ho avuto un brutto incidente con il lievito. Allora, oggi vogliamo parlare e vogliamo confrontarci anche con voi riguardo un tema importante. Probabilmente molti non lo capiranno, non capiranno il nostro punto di vista, nonostante sia un punto di vista che è sempre orientato all'amore e rispetto verso il prossimo, di qualsiasi specie, di qualsiasi regno animale e vegetale sia. E quindi prendetelo, se volete ascoltatelo, fate quel cacchio che vi pare. Ricordatevi che alla base del vivere civile c'è il rispetto verso il prossimo. E per rispetto si intende anche le opinioni del prossimo. E a noi non ce ne frega un cazzo di quello che farete o no, non farete. Odiateci, allora, premessa, insultateci. Parleremo di ciò che è avvenuto nella puntata di giovedì e venerdì di Uomini e Donne. Sapete che
noi lo guardiamo perché ci piace guardare cose leggere e sciocche e ci piace un po' il dissing e queste cose qua. Lo guardiamo perché piace a Lubaige e ovviamente lo guarda pure Sodo insieme a me. Ehi, vabbè. Dillo che se non lo guardassi io non lo guarderesti manco tu. No, io non lo guarderei se non ci fosse Lubaige, però non mi dispiace, mi piace vedere un po' la gente che si azzuffa. Fatto sta che si è parlato di animali, di amore per gli animali, di belle e brutte persone, legato al avere o no animali. Premessa. Ovviamente se parlato di animali non si fa riferimento a me con animali, No, è vero, anche perché non ti conoscono. Chi è che non mi conosce? Tutti conoscono Lubaige. Anche uomini e donne. Peccato che non ti conosca Roberta. Beh. Lui è innamorato di Roberta. Hashtag Roberta amami. Roberta esisto anch'io. E pensare che una volta siamo andati anche a Cassino, dove abita lei. Ma peccato non l'hai vista. E sentivo un'atmosfera proprio Love is in the air. Cioè vi rendete conto, il suo tipo ideale è Roberta e poi si è sposato con me. Cioè, ma tu sei più bella di Roberta. Dove cadono in basso le persone? Quanto cadono in basso le persone? Tu sei la perfezione. Sì, sì. Allora, quindi premessa, a nome di tutti e due la faccio io. Dato che l'amore mio sta mangiando. Si sto gustando la lasagna. Beh, oh. Oh, scusate. Se ci conoscete lo sapete. Noi abbiamo sempre detto che amiamo gli animali. Oh, no, no, la salsiccia è mia. Noi amiamo gli animali. No, la salsiccia è mia. Ho fatto un po' ridere, cioè. Era un po' cringe, vabbè. Amiamo gli animali, lo sapete. Cioè, se ci seguite lo sapete. Però abbiamo delle idee, ovviamente, che molte persone fanatiche, diciamo, non riescono a condividere. Infatti più di una volta abbiamo pure litigato in live con alcuni per questo motivo. Li amiamo e li possediamo nel senso di averli a casa con noi, perché abbiamo due polli malefici là che tipo stamattina, quella lì, ti ricordi quella tizia lì? Ah, delle disse, pesche? Sì, che disse, ah sì, che io dissi che bisognava avere rispetto di chi è allergico verso gli animali, e lei fa e allora a sto punto che fai quando entri in un supermercato e chiedi a quello del supermercato di togliere tutte le pesche perché sei allergico alle pesche? Ma che cazzo di problemi hai? C'è proprio la gente favolosa. Però vabbè, sto finendo di mangiare, vai amore. Mo non mi ricordo dove eravamo. Che abbiamo due polletti malefici che sono maltrattati, tanto maltrattati che hanno libero accesso a tutta la casa, e oggi quella stronza di Zoe, in un nanosecondo in cui mi sono girata, cioè in questo nanosecondo io mi sono girata per parlare con lui e dirgli tipo allora vengo anche a fare la spesa, è andata a mangiare la cera delle candele. Sì, si è mangiata una candela. Vabbè, lasciamo stare. Queste sono cose che capitano quando hai al posto di due pappagalli che dovrebbero essere intelligenti, perché i pappagalli sono molto intelligenti, hai due polli piccoli che farli al forno non mangi neanche niente, quindi... È insopportabili. Insopportabili. Quindi, noi amiamo gli animali, abbiamo i pappagalli, a casa io ho sempre avuto i gatti, 4 gatti. E quindi antefatto, ecco. Allora tu come mangi, racconto io l'antefatto. C'erano come al solito al centro Alessandro che stava parlando con Maura, cioè stava in con Maura, sì. Si era intromessa a parlare Cristina come fa di solito. A me Cristina non sta simpatica perché sembra che sta lì più che per fare la corteggiatrice, quella che sta cercando un amore, sembra più un'opinionista, però vabbè, piccoli dettagli. Cos'è successo?
è successo che la bellissima persona che è Aurora, grandissima amante degli animali, come si professa lei, ma poi odiatrice del, diciamo, del genere umano, si è permessa di fare proprio una di quelle punzecchiature proprio antipatiche, no? Quando una si vede proprio che ti vuole è punzecchiare, gratuita. Gratuita. E gli ha fatto un regalino e gli ha detto: questo perché tu non ami gli animali. E chi non ama gli animali non è una bella persona. Cioè, scusate, ma dove sta scritto che uno che non ha animali e che non ama gli animali è per forza una brutta e cattiva persona? Partiamo dal presupposto che il fatto di non avere animali in casa non vuol dire che uno non li ama. Il fatto che uno ha paura di determinati animali non vuol dire che odia gli animali. Uno può portare rispetto verso qualsiasi forma di essere vivente senza per forza amarlo. Cioè, nel senso che a me i piccioni possono essere indifferenti per strada, i gatti possono essere indifferenti, e rispettarli senza fargli del male, senza per forza che io appunto li ami. Ecco. Ah, perché dovete sempre puntare il dito e dire chi è? C'è ad esempio la signora Paola, che fa parte dei Martuccia, no? Su TikTok, che voi sicuramente conoscete, e fa dei video, ha pure una figlia bellissima, Marta, una figlia disabile. E cosa è successo? Hanno fatto un video dove un gatto randagio era entrato all'interno del loro palazzo e sia lei che il figlio avevano paura di questo gatto in caso entrava in casa, così colà. Tutti a scriverle: io diffido dalle persone che hanno paura degli animali. Cioè, ma perché? Perché? Cioè, perché non rispettate le altre persone? Se non rispettate le altre persone, non avete rispetto per nessuno, non siete delle belle persone. Uno può avere una qualsiasi fobia, a parte che sinceramente anche io avrei diffidenza verso un gatto randagio che non sai da dove viene, non sai come sta questo gatto, può essere anche che abbia qualche malattia, può essere terrorizzato da qualcosa e aggredirti per un motivo X. E poi sinceramente, perché io devo essere obbligato a fare, cioè per forza che devo amare gli animali? Un conto è rispettarli, un altro conto invece è... vabbè, avete capito. Parla tu, solo puoi parlare, ti do il diritto di parola. Che devo dire? Ecco, vedete, io adesso non sto rispondendo, non sto rispettando a Sara, però amo gli animali, ho due pappagalli, sono una bellissima persona. Sì. Ah, ok, bene. Perché l'importante è... Mi raccomando, donna, quando finisci di mangiare pulisci tutti i piatti. Va bene. Però se i nostri pappagalli dovessero tirare le cuoia, anche se hanno 5 anni, quindi quelli dovrebbero campare sopra i 25 anni, allora in quel caso non saresti più una bella persona, perché non hai animali in casa. Mm-hmm. Ma il fatto è... Au! Ho sto orecchino che mi fa male. Il fatto è che... cercate di capire il ragionamento. Sì, perché a volte l'uvaggio si spiega male, quindi è sempre meglio... No, io stavo impegnata a mangiare la lasagna. allora, amare appunto una cosa, cioè non siamo obbligati ad amare per forza qualcosa, però dovremmo essere obbligati a non odiare qualcosa, perché l'amore... quando c'è porta del bene, sì, all'umanità. L'odio, quando c'è, invece porta male. Tutte queste discussioni fomentano l'odio.
non sono discussioni positive che portano a del bene per la società. Cioè, bisognerebbe invece, secondo me, essere consapevoli che tutte le forme di vita vanno rispettate. Sì. E spingere le persone a cercare di amare sempre il bene, di cercare il bene, di volere il bene, di richiederlo il bene e di costruirlo il bene, perché il bene va costruito pure. Ciò significa che se io magari non ho animali in casa, e noi non abbiamo, oltre ai pappagalli, altri animali, non abbiamo voluto gatti, non abbiamo voluto cani, per il semplice motivo che in primis io sono allergica. Allergica pesante, gravemente, cioè allergica grave, che tant'è che mi vengono le crisi asmatiche, sì. E devo prendere cortisone per non... e quindi, vabbè, saremo masochisti, tant'è che pure il dottore mio, quando gli abbiamo chiesto ma possiamo fare qualcosa se volessimo prendere un gatto, un cane, una nuova cura, così, ha detto ma tu ti vuoi male, Sara? Aspetta, faccio l'imitazione. Ma tu ti vuoi male, Sara? Con gli occhiali così... Ma tu ti vuoi male, Sava? No, una persona fantastica, raga. Io l'ho detto anche, ho detto c'hai proprio un bel dottore. Cioè, avevi un bel dottore. Non è morto, No, è vivo. Pur essendo che ha spostato la residenza qua. Esatto. Ora ovviamente metterà un dottore qua. Povero, mi dispiace. Vabbè, ogni tanto mi puoi divertivo andare da lui. Ogni tanto puoi andare a trovarlo con la scusa, sì. Gli porti dei tarallini. Anzi, dei tavolini. E quindi, e in secondo luogo, proprio perché amiamo gli animali, non vogliamo animali, oltre a sti due polli malefici, polli quaglie con le ali, anche le quaglie hanno le ali, sodo adoro, però gli volano animali. Questi. Ama gli animali, si è presa un grande animale domestico come una bestia proprio. Posso essere la tua bestiolina per la vita? Che cosa vuoi essere? Voglio essere un poldo. Un poldo, va bene, nuova specie poldo. L'asinello, quello che abbiamo noi. Ah, ok. Vabbè, un po' asino sono anch'io, quindi... allora, fatto sta che proprio perché li amiamo o li rispettiamo, nel nostro caso amare e rispetto, cioè amore e rispetto vanno insieme, perché vanno a braccetto, perché è così, nel senso, fortunatamente li amiamo, nel senso... C'è capitata questa propensione. Il rispetto che noi portiamo verso gli animali ci spinge a non volerne, perché sappiamo che riusciamo a malapena a mantenere noi stessi. Un animale è un impegno di tempo, di energie, di spazio, di pensieri, di economico. Quindi, proprio perché li amiamo, sappiamo che oltre a questi due stronzetti qua non ne vogliamo, perché non vogliamo dedicare... E quello si è permesso di dire che il cane non lo facevi entrare neanche nel letto. Non possiamo dedicare tempo e soldi per un animale. Ma quindi... sono libero di prendere un cane e non volerlo fare entrare in camera da letto, perché comunque non è igienico, ragazzi. Se voi lo volete fare, fatelo, perché ognuno è libero di fare che cazzo vuole nella propria vita. Ma il cane è come qualsiasi altro animale... Non è il massimo della pulizia, cioè, poi tu lo vuoi fare, lo fai, giusto? Però far entrare comunque un animale che esce per strada, fa così, colà, fai come vuoi, ecco. Sì, alla base di tutto c'è sempre il... Però attaccare una persona perché non fa dormire con sé, cioè veramente mi cadono le braccia, attaccarla perché non fa dormire il cane nel letto, cioè ma perché? Ci sono tante persone che amano gli animali, hanno tanti animali in casa, però non li fanno entrare in camera da letto, come giusto che sia. Per i gatti non sono mai entrati nella mia camera da letto. Per me, raga, ognuno fa quello che vuole nella vita. E ovviamente non voglio discriminare quelli che amano gli animali, perché anch'io amo gli animali, però non mi piace neanche discriminare chi magari non vuole avere animali, come invece fanno parecchi di voi che dicono tipo chi non ama gli animali non è degno del mio rispetto. Io diffido da chi non ama gli animali, ma va. Io diffido, invece io poi li ho commentato sotto, io diffido dalle persone che non rispettano gli altri.
giusto sodo? No. Ecco, lei non mi rispetta. Io diffido da sodo, diffidate da sodo. Hashtag diffidate da sodo. Diffidate da chi vi vuole rubare l'ultimo pezzettino di salsiccia, anzi. Ecco, sodo, tu non stai rispettando gli animali, ti stai mangiando un animale, vergogna! Non si può rubare ciò che non c'è. Molto quanto ti amo. Buona? Promossa? Sì, devo dire che un bel 9 te lo meriti. Non ti do 10, non ti do 10 perché... Abbiamo trovato il vino quello buono. Non ti do 10 perché c'è sempre qualcosa meglio, cioè si può sempre migliorare, quindi non ti posso dare 10. Va buono. Un dente, cazzo! Mi raccomando, raga, se volete capire, capite. Se non volete capire, cavoli vostri, amen. Giusto? Come maggio comportato. In realtà, se uno ha una padronanza media della lingua italiana, ci ha capito. Spero che capiate, ecco. Il problema è non è il capirlo, il problema è il volerlo, voler accettare un pensiero che non sia il tuo. Sì, questo infatti. È molto difficile a volte. Ovviamente, raga, potete pensarla diversamente da noi. Anzi, vi spingiamo per favore a farci sapere la vostra opinione sotto nei commenti. Non in maniera offensiva, se no venite cancellati, bannati dal mondo proprio. Ovviamente, perché comunque... Non solo da YouTube, proprio dal mondo verrete bannati. Giusto? Ma noi non abbiamo potere. Vabbè, dal nostro mondo. Dal nostro, ok. Se vi incontriamo non vi salutiamo, ci giriamo dall'altra parte. Perché per noi non esiste. Boh, la mamma mia. Nel mio mondo ci sei tu, questo è l'importante. Ah, non c'è Roberta. Anche. Va bene, dai tesorini. Noi vi salutiamo. Comunque ti sei fatto i capelli un po' cazzo, monge amore. Vedi, non mi rispetta. Non mi rispetta. Sono una bellissima persona però, perché i pappagalli. Un bacione grande a voi ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, facile giocatore. Un bacino e vi aspettiamo sotto nei commenti perché vorremmo sapere la vostra opinione, come sempre. Però nessuno ci dà l'opinione, cioè nessuno di voi ci dà l'opinione sotto nei commenti. Ciao. Ciao.